Ciao a tutti! Oggi prepareremo la treccia di pan brioche alle mele. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, lievito di birra fresco, latte, zucchero, olio evo, uovo, sale, aroma di brioche, pasta di limone o scorza di limone. Per il ripieno, mele tagliate a cubetti, zucchero, cannella e confettura di albicocche. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. Lo zucchero. Ed il lievito. Ed azionare il bimby per 2 minuti. 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina, l'aroma di brioche, il sale, l'olio, la pasta di limone e l'uovo ed impastare in modalità spiga per 4 minuti. Trasferire in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo abbiamo tagliato le mele a pezzetti, adesso metteremo lo zucchero e la cannella ed amalgamare. Abbiamo messo l'impasto su un piano di lavoro rivestito con carta da forno, adesso lo stenderemo con il mattarello formando un rettangolo. Dividere in 3 parti. Mettere un sottile strato di confettura in ogni striscia. Mettere le mele. Chiudere formando 3 salsicciotti. Intrecciare trasferire su una teglia rivestita con carta da forno. Spennellare la superficie con il tuorlo d'uovo e il latte. Lasciare lievitare per 30 minuti. Spennellare nuovamente la superficie con il tuorlo e il latte. Mettere la granella di zucchero. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-35 minuti. La treccia è cotta, lasciare raffreddare prima di servire. Treccia di pan brioche alle mele. Grazie e alla prossima ricetta!